Cari amici nerazzurri, io non so Nitti e Zanfollini. Questi hanno paura della Salernitana, hanno fatto giocare i migliori. E caro Nitti, lei sghignazza, ma non c'è nessun tipo. Non c'è nessun tipo di turnover. Sghignazzo, direttore, non sghignazzo assolutamente. Io una settimana fa mi hanno preso in giro quando ho detto che era pericolosa la trasferta di Salerno. È vero, e c'era in studio. E lei che sensazioni ha? Visto che lei è stato l'unico. Lei è stato l'unico a dire che il Milan rischiava Salerno. Stasera che sensazioni ha, avvocato? Ma tanto non gioca a Salerno, gioca in casa dell'Inter. Stasera l'Inter vince facile, cioè sono convinto. Questa è malafede, questa è malafede. Lei sì, lei in piena malafede dice perché c'è il Milan, no, difficile, stasera vincono facile. Il Milan a Salerno e poi l'Inter sa che la Salernitana andrà a prendere con le pinze. Il Milan, cosa che non ha fatto il Milan. La formazione dell'Inter, subito ragazzi, fatemela vedere. Dai veloci, dai con la formazione, eccola qui. Allora. Skriniar avrà i bastoni, Brozovic, Bajla, Çalhanoğlu, tutti i titolari, insomma, sostanzialmente c'è un solo indisponibile. Perisic perché? Sì, abbiamo il comunicato ufficiale da parte dell'Inter. Perisic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera a causa di un lieve affaticamento muscolare. Quindi insomma, giocatore più in forma. Ecco, io vorrei capire però dai miei amici nerazzurri perché avete questa faccia funebre, funerea, da veramente quasi è una formalità, mamma mia ragazzi, importantissima. No, ma non è funerea, è semplicemente che non sottovalutiamo l'avversario, è diverso. Bravo, ma è ultimo in classifica, soprattutto in questi posti, perché se Inzaghi mette la formazione titolare dà un messaggio agli altri che non è bello, nel senso che con l'ultima in classifica io devo usare gli 11 perché voi non siete all'altezza della Salernitana, non è il massimo. E sono partiti, via ragazzi, forza! Sì, pallone giocato subito dall'Inter, attenzione, quindi si passano il pallone i tre di difesa e adesso subito per Dumfries, quindi Brozovic che la ributta in avanti. Sbaglia Brozovic, il lancio, siete tesi, ma la partita è importante, insomma, è l'avversario pericoloso e... Io non riesco a credere di fare una trasmissione con gli interisti con lo sguardo così sbarrato. Beh, è fondamentale. Un pallone, un errore. Allora riparte intanto l'Inter, via. Darmian subito sulla direttrice destra. Pallone guadagnato da Çalhanoğlu che gli dice però vienimi più vicino. È comunque rimessa laterale per l'Inter nei pressi del centrocampo. Darmian si fa vedere Lautaro. Io fossi Lautaro avrei fiducia però. Attenzione, pallone adesso dato a Dzeko, Dzeko che può aprire per Dumfries. No, invece per Barella. Barella, bravo. Dribbling secco. Pallone! Lautaro! Lautaro! E vai! Si sblocca, spero! State seduti che voglio il VAR! Voglio il VAR e no, fuori gioco! Ma non visto io vorrei la Salernitana! No, secondo me è regolare, sono molto ottimista. Voglio il VAR! Hanno alzato tutti il braccio. Fabio, mi devi braccio perché hanno dormito. Mi devi tranquillizzare. Lo rivediamo. Un pallone di Barella in area, Lautaro solo, finalmente fa gol. Migliore in campo. Oggi avanza qui e fa partire un tocco d'esterno per Lautaro. Lautaro scatta, si trova tutto solo in area, molto avanti alla linea, ma quando scatta Lautaro c'è un giocatore della Salernitana che lo tiene in gioco, la palla viene raccolta da Lautaro e sul tentativo di uscire il portiere Lautaro fa la cosa più semplice, cioè piazza bene la palla in rasoterra al secondo palo, gol e 1-0 per l'Inter che in questo momento si trova a 58 punti, c'è un punto in più di Milano e Napoli che giocheranno, ve lo ricordo, domenica alle ore 20:45 Rossi. Benissimo, attenzione Barella, Barella in buona posizione, attenzione Lautaro, Lautaro va dentro, tiro di Lautaro! È tornato il toro! Lautaro, questo è un buon eccellente. Bene, onda mondo, Plex, via! E poi vanno tutti. Fabio, che bella scena, no, te la faccio, Fabio. Te la faccio, fai Barella. Lei faccia Barella. Io faccio Lautaro, guardami. No, ma perché Barella non è così?
Allora, è tuo. Dimmi, allora, sì, annuisci. No, devo dire che in questo caso è molto di Lautaro. Barella controlla palla e fa partire un raso terra qui vedendo il movimento di Lautaro. Lautaro prende il pallone, lo controlla e quando quasi si stringono su lui i difensori, con la punta del piede trova un perfetto raso terra a fil di palo, nulla da fare per sé. Collo punta proprio. Sì. Collo punta. Sì, ma finito. Va bene. Fine del primo tempo. Allora, va come doveva andare. Siamo più tranquilli. Siete più tranquilli, vi vedo più rilassati, avevate lo sguardo un po' così. Adesso parlateci del Liverpool. Parlateci della crisi degli attaccanti del Liverpool. Va bene. Allora, riparte la Salernitana. C'è stato qualche cambio, Sputo? No, nessuno. Va bene. Riparte la Salernitana, quindi via. Attenzione però, perché è subentrato Dzeko. Buona combinazione con Barella, palla bassa, gol! E porta a casa il pallone. Assist al professore Dzeko, e terzo gol di Lautaro, e il Toro si porta a casa il pallone. Ha avuto ragione sempre via Dzeko. Chiedete scusa a Dzeko, tutte e tre. Non lo volevate sostituire. Bravo. Chiedete scusa, 1, 2, 3, 4, 5. Perché la parte Lautaro? Il gol di Lautaro, però, l'onda mondo, via. Che gol. Per Dzeko, avanza, ha tutto lo spazio, guarda in area di rigore, vede che c'è Lautaro qui, mette un pallone raso terra a taglio, Lautaro arriva in spaccata, anticipa il difensore e lo scaraventa sotto la traversa. Comunque è incredibile quello che fa la testa. Sblocchi e poi ti riesce più. Da Toro seduto a Toro scatenato. Adesso deve fare il turnover. Adesso lo fa, ma state calmi. Ma non lo fa mai, al sessantesimo. Vabbè, mancano... Attenzione Arturo apre adesso. E pallone che corre verso Barella. La possibilità di Barella di scendere sulla sinistra. Si ferma Barella. Attenzione. Bello! Va dentro ancora Gossa e scappino. Chiedete scusa a Dzeko. 1, 2, 3 e 4. Chiedete scusa. Se avete una dignità, chiedete scusa. Buoni, non parlate in tre. Piano, ragazzi. Oh. Avete fatto il 4-0, state a urlare come dei pazzi, ma datemi una calmata. Blondo mondo, Flex. Che bello. Faccio vedere come è stato il gol dell'Inter. Allora, devo dire ancora una volta molto bravo Barella, perché quasi un no look, quasi da fermo, un passaggio qui per Gossens. Gossens riceve palla. Sull'abbrivio supera un avversario, mette il pallone qui dove Dzeko è il primo ad arrivare e per lui è gioco facile scaraventare il pallone in gol. Barella, è il gol del 4-0, che Vidal non è stato fischiato, nessun fischio per Vidal, voi eravate molto seccati, ma insomma... Perché il tifoso è così. Se vinci 3-0, però è sbagliato, perché ha fatto cose scorrette. Sì, forse era anche, mentre nello scandire i nomi è più facile la disapprovazione, se entrano in tre, tu ne fischi tutti e tre, diventa difficile discernere. La tocca la palla, il problema è che non l'ha mai toccata. Fisco, attenzione, attenzione Dumfries, la palla dentro, il professore offside. Allora vediamo se no, deve essere omologato dalla VAR. Allora vediamo, a me sembrava abbastanza regolare, però non ho guardato con attenzione. Dumfries fugge sulla destra, a meno che la posizione di Dumfries iniziale mi pare più che corretta. E poi direi che è corretta anche quella di Dzeko. È corretto, è Dumfries. Non dovrebbero esserci problemi, ve lo faccio vedere alla lavagna, ma direi stanno verificando, riverificando. Non sono così convinti. Beh, insomma, ci deve essere gol regolare, chiede l'arbitro, e mi pare che dicano sì. A me sembra regolare. No, dice attenzione.
Regolare. Ah, sì, dice, l'abbiamo verificato, non capivo perché ha fatto segno l'arbitro, come dire, ho visto il VAR, in genere dico VAR lo annulla. La sfida regolare. Prosegue. 5-0 Ronda Mondo, Plexia. Andiamo a distribuirli. Ma chiedete scusa a Dzeko! Chiedete scusa a Dzeko! 1, 2, 3, 4! Vergogna! Allora, dovrete pensare il gol. Dumfries parte dalla sua metà campo in posizione regolare, arriva fino qui praticamente solo, alza la testa, vede ed è dietro linea del pallone Dzeko, certo, mette il pallone a rasoterra qui, Dzeko arriva nettamente prima di tutti e con un rasoterra fa secco il portiere. Scusa, il dubbio era su Dzeko, non era su Dumfries. Sì, sì. Forse è finita? È finita. 5-0 anche un secondo recupero, ma non sì, vabbè, ma però no, ecco, intanto c'è però Lautaro un po' preoccupato perché continua a toccarsi la coscia, evidentemente ha preso una ginocchiata, credo, perché se non fosse quello verrebbe da pensare barra temere che sia un problema muscolare quello. No, ma secondo me ha subito un fallo, secondo me ha preso una vecchietta, no, una giovinetta, una giovinetta data fuori, sì, ecco, classifica. L'Inter torna in testa. Oh. Ma manca una partita in meno. Se no facciamo come quelli del Milan che sono primi e noi non giochiamo. Però. Con una partita in meno. No, oggi sono a pari partite. In questo momento sì. Pari partite siamo in testa. Siamo in testa. Però con la di uno, di quattro siamo in testa. Sì, sì, perché a loro manca una partita anche loro con Napoli, no? Esatto. Milan-Napoli devono giocare. È una classifica. Adesso facciamo un parallelo. Certamente, certamente. E a numero di gare se il Milan... Allora, l'Inter ovviamente adesso con questa classifica deve fare un gran tifo per il pareggio. Certo. Io personalmente vi sconsiglio di augurarvi che perda il Milan, no, perché se perde il Milan Napoli, no. Ecco, da Milan Napoli non so chi fa più paura. 2-2. Anche 0-0. Ma se dovesse vincere il Milan andrebbe di nuovo a più 2, se dovesse vincere il Napoli andrebbe di nuovo a più 2 e voi avete sempre la variabile del Bologna, non si sa quando giocherete col Bologna, non si sa in che condizioni di forma sarà il Bologna, adesso, anche questo delle variabili. 5 aprile, credo. E poi Dzeko fino al 20° del secondo sì, tempo. Dillo ai due lì, ai due ecco, là. Ecco, ragione Pesce era stato oggetto di... 1, 2, 3 e 4. Macrino. Sì, anche Macrino, è lui che adesso fa la Pesce in barile. Ha giocato bene, segna, e ho indovinato che segna. Abbiamo tutti. Uno per volta perché sia Macrino. Abbiamo tutti un po' criticato oggi la prestazione di Dzeko, però è quel campione che non deve mai uscire, perché prima o poi lo scherzo no, poi a un certo punto eravate irritati, esatto, marnati, paladini e devo dire ha ragione Pesce, non è che poi Macri è piacentissimo, dice no non è giusto, esatto, bravo. Anche no facciamo i pesci in barile, bravo. Poi facevo, adesso fanno i salvatori, no, noi non abbiamo idea, no, io ho detto segna Dzeko, è vero, poi a un certo punto che tu l'hai mollato, va bene, chi abbiamo bocciato invece?